guardò. Quello che era uno dei difetti di tutti. Sul peggio. Quelli che l'hanno preso. La partita, una giornata storta, diciamo che si poteva fare di meglio, ma l'arbitro ci ha messo molto del suo, principalmente nel primo tempo. Siamo venuti in terra di Romagna con la speranza di un risultato, vista anche la prova maiuscola contro il Pescara, ma le cose non sono girate proprio bene. No, credevo ci fossero tutti gli elementi, perché nemmeno il Rimini mi è sembrata una grossa cosa, ma evidentemente una giornata storta. Pescara era una squadra più quadrata, nonostante sia stata leziosa. La prova del Cosenza non ci ha convinto proprio di fronte a un Rimini, al di là dell'arbitraggio gravissimo del suo comportamento. Sì. Il Cosenza poteva dare qualcosa in più, nel cuore. Diciamo. Sì, poteva e doveva darlo, ma evidentemente la domenica era una domenica no. Andiamo avanti, vediamo quello che succede. Domenica prossima abbiamo la Ternana, si vede. L'arbitraggio con lo giudice. 5. 5, già sufficiente. D'accordo. Come hai visto la partita? Non la commenta? No. Niente. Come hai visto la partita, cosa scrive? Partita condizionata dall'espulsione dopo 6 minuti, obiettivamente mi aspettavo qualcosina in più dal Cosenza, anche in inferiorità numerica. Direi che ha subito un po' troppo la pressione del Rimini, convinta forse che il Rimini non tirasse fuori quegli attributi come è successo già la settimana scorsa a Foggia, invece è un Rimini motivato e poi quando ha trovato il gol è stato molto più facile. Direi che è stata una partita ribadisco, cioè che in 11 contro 11 forse avrebbe preso una piega diversa, anche se seguendo il Rimini per tutto l'anno ho visto una squadra decisamente più convinta, più pronta a giocare palla a terra, abbastanza pronta anche dietro, ricordiamo che sono dei giocatori comunque di grande esperienza come potevano essere Biancolino e Fiore, però non si può dire nulla perché dopo 6 minuti restare in 10. L'espulsione c'era tutta. Guardi, io per quello che ho potuto vedere io, secondo me stavamo già guardando la palla che era nei piedi di Cardinale. Onestamente arbitro e guardialine erano molto vicini.
poi dipende se hanno forse pulito più che altro il gesto, il movimento, non so se realmente è andato nel muoversi, è andato a far male direttamente a Matteini. E sul biancolino c'era quello, noi la maglia abbiamo visto che ha tirato. Poi è logico che non so se l'arbitro ha considerato la palla forse già passata e quindi non ha considerato l'intervento decisivo. Io onestamente ripeto, la maglia è stata tirata e mi chiedo anche se veramente pensa a un non fallo, forse addirittura lì c'è anche il cartellino giallo per l'attaccante. A quel punto però mi sembra però un'esagerazione. Io la maglia l'ho vista allungarsi. L'arbitraggio come lo giudico? Parlavo con i colleghi prima, avere un arbitro casalingo così, credo che tutte le squadre che giocano in casa vogliono avere. No, ripeto, credo che si debba giudicare molto dall'espulsione. Se l'espulsione c'è, allora è un conto e va bene. Se l'espulsione non c'è, avrebbe preso sicuramente un abbaglio grosso, anche perché ha condizionato la partita dopo 6 minuti. Ribadisco, secondo me alcune fischiate sono state leggermente a favore del Rimini. Non credo, al di là dell'episodio di dopo 6 minuti, che abbia indirizzato la partita verso il Rimini. Per quale giornale scrive? Corriere Romagna. Grazie.